questa è criminalità organizzata. Questa è criminalità organizzata di altissimo bordo, sofisticatissima, e quindi non stiamo parlando di infiltrazioni, stiamo parlando di un sistema criminale e criminogeno, perché genera altri reati, tra cui anche i reati ambientali. Siamo totalmente dentro ciò che il rapporto Ecomafie di quest'anno segnala, presente in varie parti d'Italia. Si tratta anche di un grande crimine ambientale, perché si tratta di un'opera realizzata con modalità che non mettono in sicurezza dall'impatto che genera e non danno la garanzia che affronterà adeguatamente il problema che dovrebbe risolvere, cioè la difesa di Venezia dalle acque alte, proprio perché la procedura con cui è stata realizzata ne ha escluso il confronto con ipotesi alternative, non l'ha consegnata a gare trasparenti e di portata europea come un'opera di questa mole meriterebbe, ha semplificato drasticamente le procedure, non dando efficienza alle procedure, ma mettendole al riparo da confronti adeguati, e ha generato quindi quell'insieme di corruzione, connivenze e complicità che stiamo verificando e che a sua volta ha prodotto meno garanzie sul versante della tutela ambientale.